Ebbene, amici fratelli della congrega, tutto spettinato, unto e bisunto, no. Allora, Bisonti, canteremo una canzone molto bella. Devo ri-renderizzare, sto renderizzando di nuovo la new adventure del commissario Falò. Sto contrattando per la copertina, quasi pronta, e sono pronto per la pubblicazione e le opportune revisioni. Ho scritto la recensione della serie TV Netflix con Arnold Schwarzenegger, Conan the Barbarian, Conan il Barbaro, con la bellissima, soprattutto in episodio 3, Attrazione Fatale, Monica Barbaro. Sono sbarbato e ieri sono uscito, c'era un concerto, tutti in attesa di una cantante dalla voce straordinaria. Io, assistendo a questi spettacoli ignobili, voglio nobilitarmi. Vado innalzato in gloria. Gloria, gloria. Ho ordinato un maritozzo. Lei invece è sposata a un maritino? Sì, un piccolo marito, che non serve a niente. Dicevo, la serva serve. E voi appartenete alla servitù. Quindi, servi? Servi tu da bere? Ora, a parte il calabour, questa nuova avventura del commissario. Dicevo, care ho, devo darmi io al canto, perché dai, questi quattro ratti, si dice quattro gatti, parlo da solo, quattro ratti preferisco, sì, da questi cantanti falliti, oppure diciamo portati alla gloria, glorificati da rimbambiti, sfigati, ragazzini, dai. Allora, mi sto rialenando. A proposito, e mi sono già perso nel discorso, vabbè. A proposito, avete visto il balletto di Nanni Moretti, tutto imbalsamato? Per fortuna la Bor, come direbbero a Bulagna, la Barbara, Barbara, Bobulova, ecco, tipa caliente, bionda, buona come la Sharapova, la tennis, Maria, no. Questo video è una cagata pazzesca, no? Voglio vederti danzare, quel videoclip mi ha sempre ricordato Rambo 3. Avete presente? No, adesso c'è l'imitazione, cambio di voce, l'intonazione vocale. Tu, come ti chiami, John Rambo? Non mi sembri molto esperto di guerriglia. Guerriglia, Che Guevara, qui abbiamo Gabriel Luna, da confondere con Diego Luna, poi Gael García Bernal invece in The Mother. Vabbè, comunque una canzone bellissima e sei bellissima di Loredana Bertè, che è stata equivocata, cantata alle ragazzine che si sentivano un po' sfigate, sfigatine, da quelle di Non è la Rai, vi ricordate tanti anni fa. Invece è una canzone, diciamo, d'amore, è una canzone di cuore, è una canzone della grande Loredana Bertè. A proposito di tennisti, Loredana da confondere, pazza come la cantante Björk, quella di Dancing in the Dark, Lars von Trier, che ha mai vinto a Cannes, perché adesso premiano sempre le donne, il sol dell'avvenire non ha vinto niente, dicevo, ma fa niente, la stanza del figlio, la mia stanza, sì, dove io ascolto anche Brian Eno, avete presente, voi non sapete niente di cinema, di Schwarzenegger e lui Terminator, Conan il Barbaro, e siete voi donne delle monache, non come questa monaca qua, che questa io, allora, dicevo, sempre le donne, a Venezia, l'anno scorso vinse sempre Palme d'Or, una donna. Che fine ha fatto, fra l'altro, quello che lavorava in radio? Tamara Donà, era un po' tamarra quella, eh? Comunque, uomini, chi dice Donà, no, donna, Donà in francese, no? Quasi Kermesse, Croisette, Montedemarche, dice Danne. Qui c'è un uomo, Travis Bickle, no? È stato presentato anche Killers of the Flower Moon, ha riscontrato, riscosso pareri, diciamo, contrastanti. Taxi Driver, questo Travis fa il piacione, no? Tutto il cameratismo maschilista in questa serie TV, questo biondino, Schwarzenegger, un po' âgé, vecchietto, Monica, quella di Top Gun Maverick, e adesso andiamo, andiamo, non so come verrà. L'importante è che venga, e che venga. Veniamo al sodo, uomini.
o a qualcosa di amoroso, di cremoso, oserei dire malizioso, sfizioso. Ok. Visto che muscolo, fra l'altro, al momento, per motivi di segretezza, Top Gun, Top Secret, il video su Aronofsky, insomma, su queste riprese, è stato momentaneamente messo privato, è chiaro? Vedete? Rendering. E adesso ci sarà il cantando. Loretan. Questo nome non mi è nuovo. Loretan Bertè, bellissima. Chi fa da sé fa per tre. Arriva l'estate, ci vuole il bel tè. Dopo l'alluvione, bel tempo anche troppo. Caldo micidiale, qui segna 25 gradi. Insomma, all'ombra, figurarsi fuori, un'afa terribile. Non vogliamo parlare di Luisa Ranieri, della pubblicità del tè. Ma non bel, sempre un bel tema. Andò, fa caldo. Quello è uno che io. Vabbè, allora. Facciamo i seri. Io sono il commissario. Per dirlo in maniera bambianesca, alla commissaria Rogante Olimpia. Ecco, le buone decisioni iniziano da qui. Iniziare bene e stare bene. Basta con questi annunci. Allora. Che palle. Sentiamo, diciamo, un piccolo assaggio. Strano uomo avevo io. Senti che voce, che Mi teneva delicatezza. sotto braccio. Che delicatezza, una donna un po' E se grezza. cercavo di essere seria. Ma era donna di bellezza, un po' di bruttezza. E adesso cantiamo la version, diciamo, straordinaria alla Silvio Berlusconi. È sempre numero versione karaoke, sarà buona questa. Qua sei bellissima, è buona per forza. Allora. Versione fanotichesca, un po' burlesque, clownesca. Tutti in piedi! Parla a voi, platea, voi della galleria! Voi da galera! In galera ti mando a proposito di tutto. Che strano uomo avevo io, lo so proprio così, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua. E mi mancava il terreno, quando si addormentava sul mio seno, e lo scaldavo al fuoco umano della gelosia. Che strano uomo avevo io, mi teneva sotto braccio. E se cercavo di essere seria, per lui ero solo un pagliaccio. E poi mi diceva sempre, non vali che un po' più di niente. Io ho messo, e allora riniziamo, perché mi sono abbappinato. Video molto naturale, senza trucchi, senza inganno. Sempre sta sedia, e mi distrae. Sono un ratto distratto, sono un uomo di strada, sono un artista, un equilibrista. Ah, che strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre sono ancora tua. E mi mancava il terreno, quando si addormentava sul mio seno. E lo scaldavo al fuoco umano della gelosia. Che strano uomo avevo io, mi teneva sotto braccio. E se cercavo di essere seria, per lui ero solo un pagliaccio. E poi mi diceva sempre, non vale che un po' più di niente. Io mi vestivo di ricordi per affrontare il presente. E ripensavo ai primi tempi quando ero innocente, e quando avevo nei capelli la luce rossa dei coralli, quando ambiziosa come nessuna, mi specchiavo nella luna e l'obbligavo a dirmi sempre, sei bellissima.
bellissima. E sei bellissima. Accecato d'amore, mi stava a guardare. Questo è un test meraviglioso di una acquisti, di una malinconia. Questa donna con questo senso di fragilità, che vuole sentirsi amata, glorificata dal suo uomo. Allora, e adesso cantiamo. Combattiate o combattiste con una mano è molto difficile spaccarvi la testa. Allora, piccola assaggio, adesso partirà l'annuncio a rompere i marroni. Ecco, puntuale come l'orologio svizzero. Consegne veloci senza costi aggiuntivi. Divertimento avvincente. Iscriviti a Prime. Basta! €4,99 Allora, perché c'è questa Monica qui che io... Allora, beh, qui. Maron, che atmosfera esotica. Falottico, uomo erotico. Cantiamo e non ci incantiamo e incantiamo. Mario Kart, sarà buono? Voglio vederti danzare, voglio vederti danzare. E come le zingare del deserto, con candelabri in testa, oh, come le balnesi nei giorni di festa. Vabbè, abbiamo preso un po' alta. Ricordate il Matthew McConaughey, così di Cameron, quello di Killers of the Flower Moon, Scorsese. Voglio vederti danzare come i dervishes turners che gira sulle spine dorsali o al suono di cavaliere del catacali. C'è un'altra versione? Dai. Non c'è? Questa è buona? Questa è buona. Questa è io. Allora? Karaoke italiano. Sono italiano vero. Toto calcio domenica, Toto Cotugno. Bello, bello, mi piace molto. Disco dance. Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa, oh, come le balinesi nei giorni di festa. Festa! Voglio vederti danzare come i dervishes turners che girano, dervisci sulle spine dorsali, non i visci, al suono di cavaliere del catacali. E gira tutto intorno alla stanza mentre si danza, danza, e gira tutto intorno alla stanza mentre si danza. Radio Tirana. Radio Tirana trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui
braceri ardenti. Nell'Irlanda del no, nelle valli estive, e con piedi anziani che ballano al ritmo di sette ottavi. Danza, gira tutto attorno alla stanza. Continua. Neri più ossessivi, la chiave dei riti tribali, regni di sciamani e suonatori zingari. Nella bassa madana, nelle valere estive, bassa bassiamo, e coppie di anziani che parlano vecchi valzer viennesi. Comunque, domenica, io mi mangerò, a proposito di Moretto, la Sacher-Tort, una buona viennette. E vi ricordate quella cantante, che fine ha fatto quella mignotte? No, quella miette. Che costerei a mettere la Ming? Ma se visto allo specchio, scusi. Sì, sono fatto così. Stavo inciampando, stavo... Voi state sobbalzando. A Bologna, quando uno è imbranato, dico, socio, guarda lui lì, imbalzato. Imbalzato. Oddio. E una, come dice il grande Jean-Claude Van Damme, di Double Impact. Sì, sì, avete presente? Fa. Guardi. E allora io faccio così. Una, due, tre. Quattro. E poi tanto di pirouette. Allora, mi capello.